Hangar. Reinhardt. E questa volta il coreano che coglie impreparato Berre con un colpo in tempo e portando a segno la 20ª stoccata con la quale si conclude il 4º assalto a metà di questa finale primo secondo posto del trofeo Luxardo. Va in pedana Samele contro Omo. Sta per costruito l'attacco da parte del coreano, ma Samele chiede ancora una volta la verifica al video arbitraggio. Conferma quanto appena detto, quindi punto per la Corea 21-16. Anga. Pre, ale. L'attacco dell'italiano è stato parato e la risposta andata a segno 22-16. C'è stata anche la rottura della lama da parte del coreano che sostituisce la sciabola, consegnando come da regolamento la sciabola rotta all'arbitro. Adesso verificherà con il suo avversario che questa sciabola funziona. Andiamo. Del coreano tocca 23-16. Andate. Ale. Dopo la preparazione l'attacco è simultaneo, nulla di fatto. Andate. Pre, ale. Pare. Il contrattacco del coreano è stato parato da Samele e con la sua risposta va a 17. Ancora una volta la parata e la risposta della Corea. 17-24. Andiamo. Sulla preparazione, attacco di coscia, usci la tua. Sulla preparazione del coreano viene ricostruita l'attacco dell'Italia, ma il coreano chiede la verifica al replay. Facciamo un applauso all'Italia e incoraggiamola in questo momento un po' difficile. Conferma la stoccata per l'Italia. Anda. Preparati. Ancora una volta l'incertezza dell'arbitro che verifica al rallenti. E ancora una preparazione da parte del coreano, un attacco dell'italiano. 19-24. Anda. Andiamo.
Allora. Attacco della Corea alla parata della squadra d'Italia. La Corea non ha più a disposizione la possibilità di chiedere il video arbitraggio, quindi questa è 20-24. Allora. Il coreano sportivamente accusa la stoccata, punto dell'Italia. Attacco entrato e veloce. Ancora una volta l'attacco, è stato assegnato all'Italia con una leggera differenza, sta bene il coreano. 22-24, meno 2. L'attacco del coreano che va a segno si porta a 25 su 22. Quinto assalto termina col vantaggio di 3 stoccate per la Corea. In pedana Kim è contro Curatoli. Anzi, il coreano chiede di verificare al replay una sua eventuale precedenza. I due arbitri guardano al rallenti. Simultaneo, pardon. Ancora simultaneo. Va a segno e la pittà andiamo
3, allora. Attacco al parete uscente. Questa volta è l'attacco del coreano che va a segno. Curato mi accusa la stoccata. 27-26. Andiamo. 3, allora. Scende la terra. Ancora una volta l'attacco del coreano va a segno. Andiamo. 3, allora. Attacco a poco del coreano, il contrattacco dell'italiano che va a segno, 27-28. Andiamo. 3, allora. Conto parte risposta del coreano, 29. Conduce Kim. Andiamo. 3, allora. Finale l'attacco ancora del coreano che va a segno, 27 per l'Italia, 30 per la Corea. Facciamo un bel applauso per gli schermitori pedali che si giocano il trofeo Luxardo a squadre del sciavola maschile 2018. In pedana per il settimo assalto Samene contro Gu. Angela. 3, allora. Attacco. L'attacco continuo di Samene che va a segno. 28 per lui le stoccate. Angela. 3, allora. 2-2, dopo una preparazione iniziale fanno un attacco simultaneo e quindi non c'è precedenza, nessuna stoccata assegnata. Anger. 3, attacco. Il primo attacco di Samene corto, attacco del coreano invece no, 31 per la Corea. Anger. 3, attacco. Il primo attacco va a segno e quindi 32 punti per loro. Anger. 3, allora. Attacco, no. L'attacco di Samene non tocca, il contrattacco. Sì, 33-28, facciamo un applauso. Andiamo per 2. 3, preparazione dello stacco della Tush. Attacco. La precedenza dell'attacco del coreano, 34-28. 3, allora. 2. Ancora un attacco di Samene che non ci sta a mollare, 29 per lui le stoccate contro 34 per il coreano. Agar. 3, allora. Una bella parte di risposta da parte di Samene che si porta 30 stoccate. Agar. 3, allora. Questa volta l'attacco del coreano va a segno, 35-30, si conclude questo settimo assalto. Passiamo al penultimo di questo match. In pedana Berre contro Gu. Contro Kim, chiedo scusa. Andiamo. 3, allora. Azione simultanea, non c'è
c'è precedenza. Andiamo. Una di fatto. Attacco. No, attacco. Il primo attacco è stato parato, la risposta di Berre va al segno. 31. Andiamo. Pre. Quello tu, fare tu. Andiamo. Pre. Attacco la parete. Questa volta l'attacco di Kim tocca. 36-31. Parziale di 1 pari. Andiamo. Pre. Ha ripreso l'attacco del Roma. Ha ripreso l'attacco del coreano. Angar. Pre. L'italiano che è partito prima della loro e quindi viene ammonito con un cartellino giallo. Pre. Attacco Berre accusa sportivamente la stoccata subita. 38-31.